Buonasera a tutti, benvenuti al primo incontro del 2018 di Retroscena. Riprendiamo oggi con il professore Enrico Mattioda dell'Università di Torino, che tra l'altro ha scritto un saggetto dentro al quaderno di sala dello spettacolo Redistribuzione Fuori, e con la compagnia al completo dell'Invisione Comique, uno spettacolo di grandissima eleganza con grandi interpreti: Fabrizio Falco, regista e interprete, la numerosa e affiatata compagnia. Lo spettacolo sarà in scena fino al 4 febbraio, per cui molti non l'avranno visto perché ha debuttato ieri, ma come siamo soliti dire, gli incontri di Retroscena servono anche per spiegare, per invogliare il pubblico a vedere lo spettacolo, e questo spettacolo veramente vi consiglio di vederlo perché merita. Grazie. Bene, buonasera, sono Enrico, buonasera da parte nostra. Buonasera a tutti, spero di non precipitare sul pubblico, visto che mi hanno messo la sedia sui cavi di acciaio. Parti della scenografia. Allora, siamo qui con una compagnia che ha esordito ieri sera. Spero, probabilmente molti di voi avranno visto lo spettacolo già ieri sera, e qui alla mia destra Fabrizio Falco, regista, interprete del ruolo di Cildoro. La mia funzione qui, insomma, vorrebbe essere solo quella di far parlare soprattutto gli attori e il regista. E vorrei chiedere proprio a Fabrizio come siete arrivati a scegliere l'Invisione qui. Cioè, già Corneille, Racine, eccetera, non è che siano frequentati molto sulle scene italiane. In particolare poi il Corneille comico. Certo, l'Invisione Comique, che l'abbiamo visto anche ieri sera, è un testo molto particolare che è una delle, forse delle poche commedie di Corneille che ha ancora qualcosa da dirci. Ecco, se ci puoi dire come l'avete scelto, poi il lavoro che avete fatto un po' sul testo. Intanto buonasera a tutti. Funziona? Sì, funziona. Questo testo di Corneille è un testo che fin dai tempi dell'Accademia, tra l'altro io ho condiviso l'Accademia con Massimo, siamo colleghi, insomma, dell'Accademia, mi è rimasto sempre molto a cuore, perché abbiamo fatto delle lezioni molto, molto belle su questo testo. È stata fatta anche un'esercitazione sull'Illusion Comic. Abbiamo fatto delle lezioni con Walter Pagliaro, che è stato il primo regista che lo ha messo in scena in realtà, praticamente nel Novecento, in Italia. E lui per questa messa in scena fece fare la traduzione a Vittorio Sereni. Noi utilizziamo la traduzione di Vittorio Sereni nella nostra messa in scena. Perché mi è rimasto molto a cuore? Perché è un testo che indaga delle tematiche, secondo me, in questo momento molto sentite. E cioè sul senso del teatro, perché si fa il teatro, che ruolo ha all'interno della società, e in un momento storico in cui il teatro fatica a trovare la sua vera collocazione, e cioè la dimensione di coesione civile che può creare il teatro, penso che sia un testo che ha molto da dirci.
È chiaro che è da contestualizzare tutto il discorso che fa Corneille nel testo, rispetto alla sua epoca, ovviamente. Però ci sono delle direttrici dentro il testo che tutt'oggi hanno valore. Quindi il teatro non visto soltanto come intrattenimento, come qualcosa che può parlare a ognuno di noi e dirci qualcosa che ci riguarda da vicino. Ecco, questa funzione, almeno nel nostro paese, fa un po' fatica. E in un momento in cui tutto va verso il virtuale, l'idea che ci sia un luogo dove ci si riunisce e viene messo al centro l'uomo, credo che sia molto importante da portare avanti. E queste sono le ragioni che mi hanno spinto a mettere in scena l'Illusione Comica. C'è un... almeno fin dall'inizio proprio della commedia, commedia fra virgolette, per un sacco di cose in questo testo. C'è fin dall'inizio uno scontro tra padri e figli, che siamo abituati, diciamo, dal teatro più recente, dal teatro posteriore, almeno dal teatro borghese del Settecento in poi, a vedere sotto la luce del dramma e a vedere soprattutto un ritorno poi del figlio all'interno delle regole economiche borghesi. L'Illusion Comique dà un'altra risposta e anche il personaggio Isabella, dopo Clindò, ha questa sorta di rivolta contro i padri. No? Magari c'è la parola sì. A Elisabetta Misasi. Sì, buonasera. Sì, Isabella è un personaggio estremamente determinato. Lei è talmente innamorata di Clindoro, che è un servo, quindi a differenza sua non appartiene allo stesso suo rango sociale, è così determinata che deciderà di andare contro al padre, che Geronte, che invece voleva insomma, che sua figlia andasse in sposa ad Adrasto, e quindi porta fino alla fine questa sua convinzione, questa sua determinazione a voler stare con Clindoro. Sì. Sì, però proprio poi invece Clindoro alla fine si vede uscito un po' dalla linea, diciamo, della volontà dei padri. L'approdo finale nell'ultima scena, che rivela l'ennesima finzione, è quella di rivelare il mestiere dell'attore. No? E appunto prima tu facevi riferimento proprio allo sviluppo finale, a questo testo che ci parla del ruolo dell'attore, che poteva essere all'epoca di Richelieu una rivendicazione di un ruolo appena conquistato, di un ruolo sociale e di una considerazione sociale appena conquistati, e che oggi invece ha un'altra valenza, appunto la valenza di una rivendicazione del fatto che il teatro abbia ancora qualcosa da dire e abbia ancora una sua funzione sociale. Sì, infatti dicevo che è interessante questa doppia linea, cioè da una parte c'è la lettura dell'opera attraverso l'epoca di Corneille, e però dall'altro c'è come noi la possiamo intendere oggi, e quindi quello che
diceva lei era proprio giusto in questo senso, cioè c'ha questa doppia valenza. La cosa interessante secondo me è proprio nella relazione tra il padre e i figli, che è, come dire, questo tipo di dinamica parte da una dimensione padre-figlio, ma si estende a un tema un po' più ampio, che è proprio uno spartiacque tra due modi di vedere la vita completamente diversi. Da una parte una visione della vita abbastanza gretta, e dall'altra la fantasia e l'avventura, che poi è il rischio, che è un po' quello che poi faranno Clindoro e Isabella, quello che sceglieranno Clindoro e Isabella, andando contro quest'altro modo di vedere la vita. C'è un finale amaro, se vogliamo, in questo, che è apparentemente un lieto fine. Forse era un lieto fine nel 600, però adesso leggerlo in quest'ottica, cioè, secondo me è interessante invece vedere proprio che questi due mondi non si incontrano in qualche maniera, e lasciare aperto la possibilità che le cose possano cambiare, però di fatto in questo momento c'è una separazione, e quindi Geronte e Isabella, Ridamante e Clindoro non si incontrano in qualche maniera, quindi anche se il padre dice sì, ho capito tutto, adesso ha scelto bene mio figlio, in realtà le ragioni per cui dice che ha scelto bene sono quelle secondo la sua visione della vita, che è molto banale, cioè probabilmente è una questione economica. Siccome il mago gli dice che il padre, cioè che Clindoro, facendo l'attore, vive una vita agiata, guadagna, allora lui dice, ma forse il teatro non è tanto male. Quindi però vedendola alla luce del suo modo di pensare, e quindi non ha capito niente della lezione che gli può aver impartito quello che ha visto. Questo tipo di dinamica mi sembra molto interessante, insomma. Tra l'altro anche la scenografia, molto semplice, però molto efficace ed elegante, forse ci dà anche un'idea di tutto questo, perché continuano ad esserci quei veli, quei diaframmi tra i vari mondi. C'è il mondo di Ridamante, quasi sempre all'esterno della scena, e ci sono i mondi dietro ai vari veli, e questi fanno vedere, mantengono in qualche modo separati, e anche in questo la scenografia mi è sembrata molto efficace. Ecco, non so, forse possiamo far parlare Titino Carrara di che? Anche parliamo. Ah, dicevo, mi veniva in mente adesso mentre Fabrizio parlava e diceva che la vita dell'attore, stiamo parlando del 630, non mi ricordo esattamente, sì, vabbè, insomma, 600 e rotti, no? Sull'agiatezza dell'attore, cioè tentare di comunicare questo oggi è un pochettino più difficile, visto che il teatro sta navigando in acque piuttosto tempestose, e quindi sull'agiatezza, vabbè, ma questa era solo una considerazione personale. Ci dica. Prima parlavamo di come avete lavorato, come l'avete preparato, come vi siete avvicinati. Io credo che questo pubblico possa interessare. C'era uno zio di mio padre, fratello del nonno, Salvatore, sicuro pure lui, che ogni sera, era un periodo in cui cambiavano lo spettacolo tutte le sere, perché il pubblico era sempre quello, e quindi bisognava cambiare gli spettacoli e non il pubblico, quindi c'era un repertorio vastissimo di 60-70 spettacoli che vengono cambiati quotidianamente. Zio Lorenzo era un tipo che, al di là, insomma, delle piccole guittate dell'epoca, era un tipo che si vestiva, si truccava, andava in camerino e due ore prima dello spettacolo se ne stava lì con il copione in mano. E che mio padre, che vedeva, mentre gli altri erano un pochettino lì, la parrucca, un po' di cibri in faccia, lì, pronti a entrare in scena, e zio Lorenzo gli diceva, perché zio Lorenzo, voi sapete tutto il repertorio a memoria, 60 testi, era anche vecchio, poi sono degli aneddoti divertenti, vabbè, ma non è il caso. E lui rispose,
guarda che io non sto studiando, io sto cercando in mezzo alle parole, perché in mezzo alle parole c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, perché la profondità si nasconde qua in superficie. Ecco. E io credo che sia questo il lavoro che abbiamo fatto un pochettino, no? Tentando di analizzarlo a partire da quando siamo stati questa estate a Gubbio a farci una settimana. Altro, hai detto una cosa, scusa. Che ho detto? No, hai detto una frase che dice sempre, parlo al presente, diceva sempre Ronconi. Ah sì? Sì, sì, hai detto esattamente, diceva sempre, questa cosa mi ha sempre molto colpito, che in realtà anche credo che lui l'abbia presa da un... Nazionale, no, credo da Hofmannsthal. Sì, questa, esatto. No, niente, volevo dire, perché hai parlato di Gubbio. Ecco, per cui credo che da quando abbiamo cominciato a sederci intorno a un tavolino con 47 gradi, una cosa terribile quest'estate, era da morire. Bellissimo spazio, però veramente è stato faticoso. I pipistrelli, vero Maurizio? Erano i pipistrelli che ci accompagnavano durante le nostre letture, creando questo clima un pochettino. Cioè, io ho una strizza, quando vedo un pipistrello, proprio non resisto. Invece Maurizio, un applauso a Maurizio che ci ha salvato dalla situazione. A schiaffi questi poveri pipistrelli che se ne stavano arroccati lì con le loro unghiette attaccate ai muri e che ogni tanto quando succedeva, cioè, con i tuoni del padre, no, arrivo, vai fuori qua! E ci ha liberato di questo problema. La commedia si aprirebbe in una grotta. E si aprirebbe in una grotta, ci stanno tutti appesi. Suggerimento interessante. No, e quindi ritornando alla modalità, ecco, credo che veramente abbiamo fatto un grosso lavoro guidati da Fabrizio sul senso delle parole, no? In una grammatica strana di questo testo per cui i soggetti non si sa bene dove sono alla fine delle frasi, sembrava quasi siciliano, no? I poeti, le nostre cose. Per cui tentare di trovare un senso prima letterale e poi attribuire alle parole il valore che viene attribuito dal personaggio che le dice rispetto alla dinamica che si instaura con gli altri personaggi di scena. È stato un lavoro complesso, io ancora non ho capito, però insomma spero che di qui a qualche replica, attraverso anche il lavoro di rapporto con il pubblico che ci dà quei fiati e quei respiri sui quali meditare ed avere una concentrazione diversa, arriverò a comprendere. Grazie. Puoi passare il microfono a Mariangela Granelli e Lisa, la servetta, diciamo, della compagnia di una volta. Ed è il personaggio più complesso di tutti, quello psicologicamente più contrastato fra tutti gli altri. Gli altri sono, diciamo, chiari nelle loro volontà, nelle loro... Lisa invece è il personaggio su cui, forse anche il personaggio più moderno. Sì. Ci può dire qualcosa? Ecco. Sì, sì. Dunque, buonasera a tutti innanzitutto. Spero che la maggior parte di voi abbiano già visto lo spettacolo, perché non vorrei rivelare troppe cose della trama, però cercherò di parlare senza rivelare. Tanto le ho già tutte io. Possiamo? Sì, chi l'ha visto? Ci alzi la mano. La minoranza. Allora cercherò di non rivelare troppo. Però comunque possiamo dire che... Posso dire delle cose? Sì. Che Lisa si trova in una posizione stranissima. Da che c'è teatro, i padroni fanno gli ordini per i padroni e i servi. I servi con i servi. Qui invece c'è qualcosa di strano che si dice. Sì, allora Lisa. Posso promettere che mi diverto tantissimo a interpretare questo personaggio, proprio perché ha secondo me una ricchezza e una complessità veramente stimolante e ricca. Perché appunto, dunque, lei è una serva, appunto i padroni vanno con i padroni, i servi con i servi, per cui lei, diciamo che pretende di stare insieme a quello che lei considera il servo, poi si rivelerà, si capirà che in effetti lui, appunto lei dice, no, lui si dice nobile e ricco e questo mi fa ridere, ma in realtà noi scopriamo che lui lo era, poi però in realtà è fuggito dal rigore di suo padre, ma in realtà lui lo era. Lei non accetta che lui non voglia stare al posto suo, quindi questa cosa la rende furibonda e la accende in una serie di azioni, che adesso non vi rivelerò, che
porteranno un risultato che le sfugge un po' di mano, diciamo, però poi lei molto sapientemente e secondo me con una grande ricchezza d'animo riesce a trovare una buona soluzione al guaio che ha combinato. E voglio dire sì che è molto bello per me interpretare questo ruolo, perché secondo me Lisa racchiude molto la complessità dell'amore, con tutte le, non voglio adesso dire una banalità, ma come si può declinare l'amore, in quante forme, nei rapporti diversi, quindi l'amore passionale, ma anche secondo me un amore maturo, più materno, che secondo me lei ha anche nei confronti di Isabella, mi fa molto riflettere, lo dicevo anche a alcuni miei colleghi qualche giorno fa, che non si parla mai della madre di Isabella e della moglie di Geronte. E quindi non so, mi piace pensare che questa donna in casa, questi tutti i film che mi faccio io, ma mi piace, mi appassiona, che lei abbia anche, appunto, cioè è capace di tenere le fila di tutto, sia da un punto di vista materno che casalingo, che anche da donna seduttiva, e si vuole tenere l'amore in questo giovane, tant'è che fino alla fine, no, lei si sacrificherà, diciamo, per salvarlo, ma ancora spera di poter un giorno avere l'amore suo. Infatti io condivido poi la scelta di Fabrizio che ha fatto, perché alla fine dello spettacolo si vedono gli attori. Non lo devo dire, vabbè, vedrete. Si vedono delle coppie ricostituite, quindi è come se si dà un messaggio che alla fine lei comunque ha fatto bene a perseverare. Viene da dire. Mi è venuto in mente rispetto al discorso dei servi e dei padroni. Cioè, la cosa bella anche di questo testo è che è veramente strano in questo senso, ma perché lui gioca con gli elementi del teatro, mettendoli, scombinandoli molto. Cioè, nel senso, appunto, abbiamo una serva che è Lisa, che non sta al posto suo, cioè nel senso si permette di parlare con Isabella in un modo molto anche autoritario in qualche maniera, è cosa che non è che si vede molto in altri testi. E lo stesso succede a Clindoro. Clindoro a un certo punto in una scena minaccia Adrasto, cioè per tutta la scena cerca di, come dire, incassa quello che lui gli dice, e alla fine dice: senti, sai che c'è? E quindi queste cose sono dei piccoli segnali che ci sono dei personaggi che come spingono per andare da un'altra parte, e difatti sono quelli che poi più moderni, è il motivo per cui secondo me lui li mette, gli fa fare il salto, cioè gli fa fare la tragedia, che è poi quello che secondo Corneille era la nuova forma di teatro che stava arrivando, in qualche un teatro diverso da quello che c'era prima. Quindi, nel senso, ci sono oltre, come dire, la trama, cioè dentro la trama ci sono dei messaggi, dei segnali che se vengono colti ci spiegano anche certe stranezze del testo. Anche perché è un testo che lo stesso Corneille non sa bene come definire. Sì. Nella dedica del testo a stampa lo definisce un mostro. Un mostro perché il primo atto, dice, non è che un prologo. I tre successivi formano una commedia imperfetta, l'ultimo è una tragedia e il tutto cucito insieme forma una commedia. Però si apre in una grotta, ambientazione tipica del genere pastorale. Matamoro, a cui dopo diamo parola, o meglio, a Matteo del Pastore, è l'elemento che con più evidenza è tratto, è ispirato alla commedia dell'arte. Però probabilmente non è, insomma. C'è la magia che qualche anno dopo entra nel Merveilleux, che viene tenuto un po' fuori dalla tragedia, e semmai è del poema e a teatro, soprattutto della tragedia di Rick, del teatro per musica. Quindi
Insomma, c'è una commistione di generi, sono delle allusioni continue a tutto il mondo del teatro. Ecco, io chiederei a Mattia il Pastore proprio come ha lavorato sul personaggio di Matamoro. Probabilmente Corneille aveva scritto questa parte cucendola addosso a un attore della compagnia del teatro di Mabry, che era chiamato Belmore e che era che era l'esperto, quello che era adibito a recitare la parte del capitano spagnolo. Come si fa a lavorare oggi su un personaggio del genere? Buonasera. No, con Fabrizio e con i miei colleghi anche lì ci siamo divertiti tantissimo, perché Matamoro è un personaggio che ha come punto di partenza la possibilità infinita di creare, e quindi un personaggio che ha delle visioni, che vede delle cose, che crea delle cose in scena che non esistono, che tra l'altro forse è l'unico che ci crede alla fine, insomma. E quindi abbiamo lavorato anche attraverso il linguaggio, usiamo il francese, usiamo lo spagnolo, usiamo diverse lingue, cioè, per divertirci, insomma, dentro a questo personaggio che è alla fine una rappresentazione di un teatro che non esiste più. Tant'è vero che nella lettura di Fabrizio questo capitano, questo Matamoro, è l'attore, questa specie di maestro, no? Di capocomico che lascia il posto al giovane attore, che poi diventerà un attore molto più moderno, un attore che sa fare il dramma, che sa fare un'altra forma di teatro. Il Matamoro è un po' ancorato a questo teatro comico, a questa commedia dell'arte, eccetera, insomma, che da lì a poco non sarebbe più esistita. Insomma. Sì, e però nel teatro di Corneille aveva uno strumento in più a disposizione, cioè aveva gli alessandrini. Gli alessandrini del Seicento, recitati nel Seicento con la cesura terribile fissa, erano qualcosa di un pomposo straordinario. Lo dice lei che è pomposo il verso di Corneille? Non il verso di Corneille, l'alessandrino con la cesura fissa poteva essere in tragedia. Non in commedia, ma in tragedia, era declamato, non recitato. C'era il gusto dell'epoca. Certo, è quello che dicevo, appunto, il personaggio di Belmore, di Matamoro, aveva uno strumento linguistico e di tradizione a disposizione, più per esagerare. Sì. Però Matamoro, insomma, la cosa molto interessante di questo personaggio non è, appunto, cioè ha questa apparenza pesante da capitano, da questa corazza, o immaginiamo la spada, il drago, eccetera, ma in realtà dentro ha una leggerezza che nasce dal suo non essere assolutamente adatto a questo personaggio. E infatti, cioè, quando Fabrizio mi ha proposto la parte, io ero in costume da bagno e stavo andando al Lido a Venezia a fare il bagno, insomma, vi lascio immaginare quando mi ha chiamato, insomma. E io il primo pensiero che ho avuto è: oddio, ma non sono assolutamente adatto per questa parte, cioè, nel senso, non è una parte che so fare, non è una, però proviamo. E quindi forse, insomma, è tutto nato da questo non sentirsi adatto, che alla fine è la paura di Matamoro, cioè Matamoro è il personaggio dell'antonomasia della paura, e anche la paura dell'attore, cioè, nel senso, perché ieri sera e stasera di nuovo avremo una paura terribile di andare in scena, insomma. E quindi è bello lavorare anche su questo, su queste paure e sui personaggi che ci creiamo per non avere più paura, questo è Matamoro. Però appunto questa cosa del verso è interessantissima, perché lui usa questa prosopopea, no, del teatro classico dell'Alessandrino, che però viene completamente rotta da questa leggerezza, da questo essere quasi un bambino dentro questa cosa qua. Dai bambini passiamo ai genitori. Leonardo De Bolle, che è Pridamante, il padre che ha fatto scappare il figlio, quello che ha dato il moto a tutto, diciamo.
Sì, io sono il padre, e il padre che non so se ha fatto scappare o se è il figlio che è scappato, insomma, fatto sta che questo rapporto comunque si è interrotto. E la cosa interessante credo sia che non è solo una questione appunto di generazioni, di padri e figli, ma quello che diceva appunto anche Fabrizio prima è sono proprio due mondi che non stanno assieme, che non si incontrano, pur avendo comunque il desiderio anche a volte magari di stare vicini. Io appunto vado dal mago perché voglio trovare mio figlio, ma in realtà appunto non posso trovarlo perché siamo due universi che non sono compatibili, e questo si vede bene appunto anche per come abbiamo pensato lo spettacolo. E proprio perché abbiamo dei valori diversi, delle misure, della realtà diverse. Non so se è grettezza la mia, semplicemente forse appunto misuro la vita con dei valori che sono diversi rispetto a quelli di un giovane idealista, artista, e questo anche per noi attori è molto sentito, perché tutti noi da ragazzi abbiamo dovuto decidere magari di lasciare l'università, lasciare degli studi sicuri con i genitori che ti dicevano no, studia, fai economia, fai ingegneria, fai... E quindi qualcuno ha scelto di fare il teatro, che allora, come adesso, non è una scelta sicura. Oggi sì. C'è il precario, tutto. Ah, bene. Sì. Siamo precari, ci siamo adeguati. Ci siamo. Gli altri si sono adeguati a noi. Sono ingegneri, ragionieri. Infatti questo è vero, infatti devo dire che ultimamente trovo quasi che noi siamo più allenati di altri a questo tipo di disequilibrio cronico. Purtroppo è così. D'altra parte ci sono stati dei ministri che dicevano che con la cultura non si mangia, no? Ve lo ricordate? Quindi questa visione del mondo non è la visione, diciamo, non è una visione così lontana anche ad altissimi livelli. Ed è una visione del mondo che non può stare assieme a chi invece cerca di vedere il mondo con un altro approccio. In questo quindi c'è grande difficoltà di comunicazione e di incontro con il figlio. E poi c'è l'altro padre. Mariangelo ha messo una luce, andiamo qui. Io non ho capito. Cioè, hai capito questa cosa? Allora lei di chi è figlia? No, io sono il suo specchio, poi alla fine sono il suo specchio, perché poi appunto lui attraverso me rivede la sua, no? Vuol dire mentalità, no? E io gliela rappresento, perché appunto bisogna far capire a lui che in realtà questo atteggiamento non serve. Alla fine io che faccio dei laboratori mi scontro continuamente a volte con i genitori, appunto, che riguardo le scelte, no, le cose, sono molto, ma molto, no? E bisognerebbe un po', questo testo secondo me anche da questo punto di vista può essere importante, no? Per un genitore viene a vedere, no? Può essere importante, perché deve far riflettere questa condizione, perché un figlio, perché qui è un discorso sulla fantasia e sulla libertà. Non è solamente il padre, l'educazione, le convenzioni, no, è proprio un fatto di libertà. Cioè uno deve scegliere quello che vuole scegliere, no? Ed è fondamentale questo, perché e quindi mi arrabbio, divento nervoso. Vabbè, ma è giusto, io sono il suo specchio, insomma, lui attraverso me li vede, tant'è che poi, no, glielo dico pure, no? L'odierna gioventù. Strada mia. E, no, io mi sono divertito tantissimo, e però la cercherò dove potrà finire mia moglie, perché non ci passerà. Va bene. No, è un universo maschile quello che domina. Sì, che, sì, che, sì. Che, è vero. Che cerca di obbligare i figli. Sì, sì, sì. In altre commedie so, ci sarebbero delle donne che mediano. È vero, è vero. Qui proprio è abbastanza proprio perentoria, la cosa tale, non devi assolutamente fare questo, che si usava un tempo, ma oggi con armi diverse, diciamo, è uguale, con armi più sottili, esatto, e quindi questo deve far riflettere. I dati economici più sottili. Esattamente,
ti conosci, quindi deve far riflettere, secondo me, una cosa di questo tipo. Perché è una questione, perché i giovani sono quelli che poi devono, no? Esattamente, cioè sono quelli che poi ci sostituiranno, quindi è fondamentale lavorare con loro e per loro. Passo la parola. Prima faccio una domanda, due cosette a lui, perché Adrasto, il personaggio anche di Adrasto, Loris Fabiani, si trova all'interno di una situazione che noi spettatori italiani conosciamo molto bene per una commedia scritta più di un secolo dopo in Italia, penso alla Locandiera di Bottone, cioè è uno dei tre pretendenti di Isabella. E in questo caso, diciamo che per situazione, il confronto con Mirandolina e con la Candiera si ferma qui, però c'è un qualcosa che le unisce, nel senso che Mirandolina giocherà anche lei a fare del teatro, a fingere, a fare una seduzione generalizzata, e poi però si impaurita, si ritirerà dal gioco. Qui Isabella invece porta il gioco fino in fondo, e Adrasto è uno degli spasimanti, lo spasimante che avrebbe le carte migliori in fondo, quello che il padre vuole, ma che ahimè non vuole Isabella, ecco. Ci parli un po' del tuo personaggio. Ciao a tutti, dunque la prima scena in cui mi si vede è anche la prima scena in cui si vede Isabella, quindi si presenta chiaramente questa differenza rispetto a quello che hai detto la Locandiera, cioè ha un mio testo molto classico come personaggio, il mio personaggio è molto semplice da quel punto di vista, c'è una risposta molto, come si può dire, che dà questa differenza, cioè lei mi manda apertamente a fanculo, dritto, subito, dall'inizio, quindi il mio personaggio è immediatamente, chiaramente, inesorabilmente chiuso fuori dal cuore della ragazza. Si è scelto quindi di mettermi un contrattino in mano, come a dire, io, mio padre ha firmato un contratto, lo faccio vedere nelle due scene dopo. Anche Adrasto di perché questo testo è un mostro, perché anche il mio personaggio cerca di spingere, come dice Fabrizio, dopo, le scene dopo sono un po' più violente le mie. All'inizio cerco un po' di divertire il pubblico con la solita questione, no? Io corteggio, lei non ci sta, così. Da dopo inizio a minacciare con violenza, diciamo, il protagonista Fabrizio, e lui che spinge per uscire dal suo ruolo mi riminaccia fisicamente, io crollo, quindi io non vinco da nessuna parte, neanche al confronto uomo a uomo, diciamo. E poi mi incontro con Lisa in cui cerco... Lisa che spinge per uscire dal suo ruolo, parlando con un nobile come me, come se fosse un suo pari, io però ci sto, divento viscido, anche a lei faccio vedere il contrattino e dico aiutami a massacrare di botte il protagonista, perché... Quindi vabbè, un viaggio molto breve ma molto così, ecco. Ognuno c'è il ruolo che si merita. Ognuno ha il ruolo che si merita, giustamente. Alla fine... Sì, quando finalmente il personaggio che uccide Clindoro. Ecco, nella tragedia lui fa un passaggio in cui tu mi vedi rientrare nella tragedia anche se sarai morto, e sparo un colpo di pistola. Vabbè, non si possono dire queste cose. Vabbè, voi tranquilli ragazzi, non è una cosa. Cioè, vabbè. Da stasera tolgono la pistola. Compaio anche alla fine della tragedia, cioè ha giocato su uno specchio Fabrizio a dire questa cosa. La cosa interessante che mi piace dire è che oltre all'esigenza di mettere in scena, perché si parla del teatro, io credo, dico, vado a braccio su un'idea mia,
La regia di Fabrizio fa un'altra cosa che non è che si è persa o è tanto rara, però è una scelta chiara, cioè di mettere al centro veramente il testo e le parole, non nel senso banale del termine, cerco di spiegarmi meglio, ma nel senso che ogni idea di regia, di scenografia, di colore, l'interpretazione anche del mio ruolo, questo sorriso rigido tenuto per nascondere una rabbia molto forte, nascono non da lenti che si vogliono mettere sopra un testo conosciuto per attualizzare, ma sono regie bellissime che però ragionano su quest'altra cosa, no? Quindi portano il testo da un'altra parte per valorizzare un aspetto, per cercare di portarlo più vicino, ma qui tutto, anche il palco che è particolare, deriva da delle idee che lui ha avuto è per la scuola, la formazione che ha avuto, no? Dal testo, cioè io credo potremmo leggerlo a tavolino senza costume e rendere, non allo stesso modo perché poi i costumi e la scena danno, ma rendere le stesse dinamiche, cose che una regia, non so che esempio, fatevi un esempio, che può ambientare un testo classico durante una guerra o una cosa, magari non potrebbe ridare perché la regia mette l'accento su un'altra cosa, cioè su un'idea che si vuole mettere per dire io regista uso questo testo per raccontarti una guerra, un'altra tematica, un'altra cosa. Non so se è stato chiaro, ma dico, è una cosa concreta di tenere il testo al centro come scelta, non come complimento che ci si fa, come dire, c'è il testo al centro, no? Basta. Anche qui inizia tutto, perché io mi sono trovato a rileggere il testo per scrivere la nota sul quaderno di Sara. Poi ieri sera vengo a vedere lo spettacolo e ci ho scoperto un sacco di cose in più che, che la mia lettura non aveva visto. Quindi appunto il mettere il testo alla base di tutto, non coprirlo con delle superfettazioni o delle trasposizioni anacronistiche, eccetera. Però poi col vostro lavoro questo testo tira fuori molte altre cose, che a una lettura a tavolino non emergono. Le varie dinamiche tra i personaggi, la ricchezza dei personaggi, la ricchezza del discorso sulla finzione, sulla magia, sull'incanto del teatro. E tutto questo sì può apparire, ma ieri sera io ho scoperto molte cose più di questo testo. I rapporti personali sono venuti fuori in un modo molto più denso, molto più profondo di quanto succeda a una lettura del testo fatta a tavolino. La scenografia, è appunto, abbiamo detto, molto semplice, non diciamo di più, non svegliamo di più, abbiamo detto questi veli, questi diaframmi, diciamo. Però tutto questo ha portato da una parte a, diciamo, non una scelta minimalista, perché non è, però ha una semplicità che ha giovato appunto a riconoscere il testo, come si diceva adesso. Devo dire che i costumi, il trucco, eccetera, ha giovato a dare un'idea, diciamo, di come noi possiamo intendere il 600. Ma è un 600 che si porta anche molto avanti, no? Sì. Ma diciamo che questa cosa sulla scenografia, se la riportiamo un po' su tutto il lavoro, è un po' tutto in quella direzione. Anche sul testo io sono intervenuto pesantemente, cioè nel senso io l'ho tagliato direi della metà. E secondo me questo
giova al testo, nel, cioè non è necessariamente, i tagli se sono meditati e pensati non sono necessariamente una cosa negativa, anzi sarebbe durato 4 ore, diciamo così, integralmente, e ovviamente non è sopportabile forse questo tipo di drammaturgia in questo tempo, credo. Quindi diciamo quello sono andato a, come dire, a sintetizzare, e la stessa cosa avviene con la scena, è una scena molto semplice, però che racconta qualcosa, no? Che ci serve per dare un po' più nettezza ai rapporti, alle relazioni e anche a dare la dimensione dei vari piani che ci sono dentro il testo. E soprattutto questa, diciamo, questa concentrazione senza un intervallo, giustamente, permette di mantenere tutto il discorso sull'incanto del teatro. Tagliare a metà, interrompere a metà lo spettacolo sarebbe un danno notevole. Bisogna che questo spettacolo sia continuativo, perché è un flusso. Sì. Penso sia stata una scelta giustissima, perché 4 ore, a parte la stanchezza dello spettatore, ma avrebbero richiesto delle interruzioni, delle pause, e questo avrebbe veramente scardinato lo spettacolo. Quindi, ma anche un'altra, se posso, no, sulla scenografia, che è uno spazio così pulito, no? Così sintetico, è uno spazio che ti obbliga in qualche modo a sintetizzare anche il lavoro dell'attore, no? Quindi le posizioni, le diagonali, la gestualità dei personaggi, è tutta una cosa che tiene conto anche di questa pulizia obbligatoria in uno spazio del genere, perché qualsiasi cosa tu faccia che non stia al posto giusto viene notata immediatamente. Quindi è anche una ricerca di una sintesi anche sul lavoro fisico dell'attore, che però qua si staglia, no? siamo delle silhouette su questa scena praticamente, ed è tutto a favore di un, non lo so, per me è anche un po' un omaggio a una commedia dell'arte non rifatta come veniva fatta una volta, però che da quella lì trae un pochettino una sintesi, da arrivando a delineare delle figure, dei personaggi, delle modalità di comportamento scenico, fisico, sto dicendo, no? Oltre che il non declamato, che ti permette di individuare meglio quelle che sono le linee comportamentali dei personaggi, che aiuta in questo senso. Sì. Citiamo il nome della scenografa che ha fatto i costumi, Eleonora Rossi, è bravissima. Beh, a questo punto diciamo anche il nome di... Sì, no, le luci poi sono un elemento fondamentale, è stato d'aiuto, cioè Pasquale è un genio, secondo me, cioè è stata un'esperienza fantastica lavorare con lui, un po' per tutta la compagnia immagino, cioè ce ne siamo accorti tutti, e ci ha dato una grande mano d'aiuto, le luci sono un elemento dello spettacolo molto importante, Pasquale Mari ci ha curato le luci. È un artista Pasquale, proprio, e i costumi e la scena sono appunto di Eleonora Rossi, che con altrettanta bravura è riuscita a restituire un'idea su quello che volevamo fare. Le musiche di Angelo Vitaliano, che collabora con me da diverso tempo, e insomma un sodale. Devo dire che le luci e la scenografia hanno interagito insieme veramente in modo profondo. Quello ieri sera dopo lo spettacolo, sentendo chi era con me, dice, ma queste luci su queste tende, il movimento, su cercare di creare questi movimenti, eccetera, è stata un'idea notevole. Anche tutto lo spettacolo. Ecco, io non so quanto tempo abbiamo ancora. Ancora 5 minuti. Possiamo forse lasciare spazio alle domande del pubblico? Anzi, no, però, no, un momento, no.
prima di lasciare spazio alle domande del pubblico, diamo la parola a Massimo Poderna, che no, ancora parlato, non abbiamo salve, prova. Sì, dunque io ricopro tre piccoli ma simpatici ruoli, ovvero il dorante, colui che traghetta Pridamante all'inizio dal mago, il paggio di Matamoro, e il carceriere napoletano in questo caso, perché un po' di l'abbiamo colorato così, essendo io di Napoli. E che dire, è stato divertente da un punto di vista attoriale, perché avendo poco a disposizione ovviamente non puoi, a differenza di un personaggio un po' più completo, attraversare l'arco, darti un inizio, una svolta centrale e un traguardo, però c'ha altre ambizioni, diciamo, fare piccoli ruoli, perché devi in qualche modo essere concentrato in poco tempo, dare le coordinate giuste e portare avanti la storia anche a servizio del gruppo e dello spettacolo, quindi comunque ha il suo fascino anche fare poco, perché deve essere fatto comunque bene. E poi ho aiutato Fabrizio durante le prove a fare da suo doppio, e quindi mi manca solamente fare Lisa e Isabella, poi ho fatto quasi tutto. No, e quindi sono stato anche durante le prove, è stato divertente perché passavo dal mio piccolo dorante a Clindoro, a poi carceriere, poi paggio, quindi è stato comunque tutto molto stimolante. E scuola anche fare poco. Il carceriere nel testo, alla lettura, non appare. È di passaggio, no, passaggio. Sì, è di servizio, serve. Mentre ieri sera sulla scena ha una sua fisicità anche molto... Sì, abbiamo cercato di caratterizzarlo, anche perché è divertente, anche in poco, cercare di appunto essere chiaro, dare delle coordinate per lo sviluppo della storia. Per fare un esempio, adesso non so che c'è poco da, però per andare proprio nella concretezza, c'è una scena, sono quattro battute. Clindoro viene liberato dal carcere, adesso non voglio svelare, liberato dal carcere, e arrivano Isabella e Lisa. Il pubblico ha già visto che lui ha una storia con ambedue le ragazze. Ok, lui li vede, sorpreso. Intanto nella traduzione abbiamo cambiato, perché in francese era che cosa bella che siete qui. Invece, che sorprese adorabili, lui dice. Non dice al singolare, parlando di Isabella. Vede Isabella, voi qui, punto esclamativo, poi si accorge che c'è anche lei. Ah, che sorprese adorabili, cioè tutte e due, no? E poi che succede? La battuta successiva è bugiardo, cortese, avevi detto bene, sarei morto di notte ma col cuore contento, gli dice al carceriere. Clindoro, lei dice, no? Dopodiché, non perdiamo tempo nelle carezze, carezzeremo altrove le nostre damigelle, dice lui, il carceriere. Ovviamente Clindoro non sa che Lisa sta con lui, cioè che sembra lui per liberare Clindoro, no? Quindi si sta sacrificando, e lui riceve questa informazione, si volta verso di lei e dice: ah, Lisa la sua sarebbe, la sua damigella? Sono quattro battute, ma che raccontano, cioè se uno le va a leggere secondo l'ottica delle relazioni tra i personaggi e delle informazioni che i personaggi hanno in quel momento, ti fanno capire le relazioni tra i personaggi. Cioè, nel senso, sono apparentemente scenette così, ma raccontano tante cose. In quattro battute abbiamo tanti colpi di scena diversi. E forse per questo anche un piccolo ruolo come il carceriere qui assume comunque una valenza, in qualche maniera. Anche perché il sacrificio di Lisa viene molto sottolineato dalla vostra interpretazione. Sì. Cosa che nel testo quasi scompare. Non è così presente.
possiamo forse a questo punto lasciare spazio alle domande del pubblico. C'è forse una domanda qui? Seconda fila. Era lei che voleva parlare. Ah no, no. Allora colgo l'occasione per, credo a nome di tutta la compagnia, ringraziare anche tutti quelli che lavorano dietro la scena e che ci consentono di fare il nostro lavoro, lavorando nell'ombra, ma sono fondamentali tanto quanto noi, dalla direzione di scena di Chantal, di Adriano, che non mi ricordo più, mi sfugge, scusate, ma io di Flo, che sta lì, ha un apparato che sembra una bicicletta ma serve a fare tutti i movimenti di scena, quindi grazie veramente da parte di tutti noi. Grazie a voi, vi invito, c'è una domanda. Buonasera, innanzitutto complimenti per il magnifico spettacolo, cioè di una grande eleganza, una luminosità anche nella messa in scena, quindi è proprio splendido. Avrei una domanda sul testo ancora, avevo una curiosità perché cercavo il nome dunque del traduttore, perché insomma mi occupo un po' di questo, mi interessano queste cose. Allora, sono contenta di sapere che dunque, il testo è di Sereni, sì. E allora una curiosità mia, come avete proceduto per fare l'adattamento? È stato un lavoro corale o cioè come avete fatto? Allora, io ho fatto inizialmente dei tagli al testo, dopodiché l'ho presentato ai ragazzi nelle prime letture a tavolino che abbiamo fatto, ci siamo messi col testo francese a fronte, quindi mentre andavamo procedendo con le prove, Mathieu, che è francese, ci puntava l'attenzione su determinate cose che magari o dei versi che erano stati tagliati e potevano servire invece per chiarificare determinate cose, oppure addirittura mettere in discussione determinati passaggi della traduzione, chiedendoci perché il traduttore in questo caso ha scelto di tradurre in questo modo, perché in francese invece c'è scritto questo. Allora ci siamo messi là a trovare dei sistemi per prendere proprio dal francese e riscrivere noi dei versi in italiano. Quindi è stato un procedimento appunto corale, direi, di riscrittura in alcuni casi, però non sono tantissimi, cioè abbiamo fatto pochi interventi. Sì, vai. Parlandomi anche di traduzione, essendo lavorato in traduzione, posso dire che è un'ottima traduzione, è stupenda, anche perché restituisce il ritmo del verso di Corneille, che non so se lo sapete tutti, ma l'Alessandrino ha 12 sillabe, quindi è un ritmo di 2 volte 6 sillabe, che qua è restituito con 2 settenari a verso, ed è un ritmo stupendo perché una musica è un ritmo e poi ogni personaggio ha il suo modo di sguazzare dentro a questa ritmica, quindi una traduzione stupenda, cioè nel senso venite a vederlo anche solo per ascoltare questo testo in questa forma, che comunque per un francese è stupendo, se non Alessandrino è mitico nel teatro francese, quindi è restituito in modo molto, molto elegante. Molte grazie di questo chiarimento molto interessante, grazie. E complimenti. L'invito è quello di venire a vedere lo spettacolo perché veramente ne vale la pena.